lettera di Giacomo. Capitolo 4. Dal verso 1. Lettera di Giacomo, capitolo 4, dal verso 1. Così dice la parola del Signore. Donde vengono le guerre e le contese fra voi? Non è da questo? Cioè dalle vostre volontà che guerreggiano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete ed invidiate e non potete ottenere. Voi contendete e guerreggiate, non avete, perché non domandate. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ovvero pensate voi che la scrittura dichiari invano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Ma egli dà maggior grazia. Perché la scrittura dice: il Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio, ed egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, e fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegrezza in mestizia. Umiliatevi nel cospetto del Signore ed egli vi innalzerà. C'è qui, cari fratelli, una parola sì che incoraggia, una parola potente, una parola che dovremmo tenere sempre nella nostra mente. Dio dà maggiore grazia. Qual è il peccato che il Signore non potrebbe perdonare? Qual è una situazione fallimentare che il Signore non potrebbe ripristinare e risolvere? Dio dà maggiore grazia. Qui Giacomo al capitolo 4 tratta di questo atteggiamento talvolta presente nella vita dei discepoli, dei cristiani, di questa doppiezza, di questo adulterio spirituale, se volete, di questa fedeltà divisa, macchiata, e richiama i fratelli destinatari dell'epistola a vivere una rinnovata fedeltà, con la rinuncia del compromesso, con la rinuncia dell'orgoglio, con la rinuncia del peccato e con la ricerca di un Dio che dà maggiore grazia, grande grazia. Blaise Pascal, un matematico del 600, scriveva queste cose: la conoscenza di Dio senza la conoscenza della propria miseria genera orgoglio. La conoscenza della propria miseria senza la conoscenza di Dio genera disperazione. La conoscenza di Gesù Cristo fra questi due estremi rende grazia, liberazione, riconciliazione. Dio dà maggiore grazia. Allora l'invito di Giacomo al primo verso di questo capitolo 4 è una domanda retorica, un interrogativo: dove vengono le guerre e le contese fra di voi? Ci sono tumulti nel tuo cuore stamattina? Ci sono guerre, conflitti, contese,
ire, maldicenze. Ecco, tutto questo da dove viene? È la domanda che Giacomo pone al verso primo. E noi abbiamo già detto e considerato che tutto questo viene da una natura adamitica che abbiamo ereditato, che non cerca Dio, non lo ringrazia come Dio, non lo glorifica come Dio, ma tutta l'attenzione è posta su se stessi, sul proprio orgoglio, sul proprio io. Questa natura trova la sua forza e la sua alimentazione, o se volete, visto che parliamo di guerra, il suo approvvigionamento quotidiano, ecco, nella manifestazione di queste voluttà, piaceri, concupiscenze, passioni, piaceri consistenti nella soddisfazione del proprio desiderio, che Paolo dice in Tito è la caratteristica di una vita non redenta. Tito 3, verso 3. E fin tanto che queste voluttà hanno il controllo, impediscono ad ogni uomo di riconoscere e di ubbidire la volontà di Dio. E non solo, favoriscono la doppiezza d'animo, come abbiamo letto nel testo, il compromesso, chi vuole essere l'amicizia del mondo e l'amicizia con Dio, compromesso Dio e Mammona, favoriscono anche l'adulterio spirituale che inficia la fedeltà integra che Dio richiede ad ogni suo figlio, a tutto il suo popolo. E Giacomo, abbiamo detto, indica un percorso, il percorso per una rinnovata fedeltà. Abbiamo già considerato il primo passaggio di questo percorso qualche domenica fa. Giacomo dice: ci sono guerre, contese, tumulti, conflitti, il desiderio di spendere nei propri piaceri, queste voluttà che guerreggiano del continuo senza stancarsi nel proprio cuore, nella propria mente, e talvolta conducono al peccato. C'è tutto questo che producono cose malsane, ma Dio dà maggiore grazia. Per una fedeltà rinnovata, Giacomo dice: rivestitevi di umiltà. No? Abbiamo letto verso 4, capitolo 4, verso 7: rivestitevi di umiltà. Questo rivestirsi di umiltà passa, dicemmo, per una sottomissione a Dio da un lato, quindi un riconoscere di essere totalmente dipendenti da Dio, di desiderare Dio e la sua volontà, e dall'altro lato di resistere al diavolo. E in tutto questo, per la maggior grazia di Dio, Dio si rivela ai nostri cuori come il Dio liberatore. Sottomettetevi a Dio, umiliatevi, sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo, e cosa accade? Il diavolo fuggirà da voi. Dio è il liberatore. Stamattina considereremo un ulteriore passo. Dopo aver detto di rivestirsi di umiltà, che poi alla fine, quando affronteremo il verso 10, approfondiremo ancora maggiormente, e Giacomo dice: rivestitevi di umiltà. Passo successivo: apprestatevi a Dio, verso 8, ed egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi danni. Appressatevi a Dio, perché nella sua grazia Dio accoglie. Quanto è grande il tuo peccato? Quanto è grande il tumulto, il conflitto che hai nel cuore? Presso Dio di accoglienza. C'è la possibilità di una ripartenza per una fedeltà rinnovata a Dio. Appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà
a voi. Quelli che si accostano a Dio con più frequenza, che curano la comunione con Dio, quando mi riferisco all'avvicinarsi a Dio penso al Atti 2,42, no? Conosciamo questo testo abbastanza bene. Certo, in quel giorno alla predicazione di Pietro, quelli che accettarono la parola di Dio furono battezzati e furono aggiunti alla comunità circa 3.000 persone. Verso 42, queste persone erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli Apostoli. Quelle persone erano perseveranti nella comunione fraterna, erano perseveranti nel rompere il pane e nelle preghiere, e ogni anima era presa da timore. Quelli che si accostano a Dio con più frequenza, seguendo quello che abbiamo letto in Atti 2,42, trovano più facile resistere al diavolo, trovano più facile resistere alla tentazione, trovano più facile resistere al peccato. Non è forse così per ciascuno di noi? Non abbiamo fatto noi questa esperienza? Non è forse quando noi non abbiamo curato questa relazione con Dio, questa comunione con Dio, questa comunione con gli altri, questo attaccamento alla parola di Dio, alla ricerca della faccia di Dio, che siamo più facilmente caduti nel peccato, che abbiamo pensato più a noi stessi, alla nostra volontà, che a quella di Dio? Appressatevi a Dio. Il diritto di avvicinarsi a Dio e sapere che Dio è vicino ai suoi sono una delle caratteristiche che maggiormente distinguono coloro che appartengono a Dio e coloro che non gli appartengono affatto. E Mosè dice questo nel libro del Deuteronomio, capitolo 4, no? Sentitemi di leggere questo testo. Qual è difatti la grande verso 7? Qual è difatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come l'Eterno, il Dio nostro, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? Qual è questa nazione? E qual è la grande nazione che abbia delle leggi e delle prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi espongo quest'oggi? Nell'Antico Testamento era l'avvicinarsi a Dio, l'approcciarsi, l'apprestarsi, appressarsi presso Dio era una delle funzioni speciali dei sacerdoti, o se volete dei sommo sacerdoti. Il sommo sacerdote poteva entrare lì dove c'erano gli elementi, i simboli della presenza, l'arca, il propiziatorio, la legge, la verge d'aroglie e altro, una volta all'anno, non senza offrire sacrifici, solo in momenti stabiliti, solo in occasioni particolari. Il privilegio di avvicinarsi al Signore in Cristo Gesù è esteso a tutti i discepoli. L'autore agli Ebrei dice: accostatevi, accostiamoci con piena fiducia davanti al trono della grazia. Possiamo arditamente avvicinarci al trono della grazia in ogni momento, senza bisogno più di doni sacrificali, perché Cristo è l'agnello di Dio e Dio ci guarda attraverso il sangue che Gesù Cristo ha versato, applicando a noi la giustizia che è in Cristo Gesù. Avvicinatevi a Dio per una fedeltà rinnovata. Curate la comunione con Dio
curate il rapporto con la parola di Dio, che non sia qualcosa di tangente, di tanto in tanto nella vostra vita, ma che sia un'alimentazione quotidiana. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Però Giacomo continua, no? In questa esortazione, invito nell'avvicinarsi a Dio, è possibile per la grazia di Dio, perché Gesù ha versato il suo sangue. Però prosegue e dice: avvicinatevi a Dio e nettate le vostre mani. E nettate le vostre mani. In preghiera qualcuno diceva: ecco, forse abbiamo abbassato in qualche modo nella nostra mente, nei nostri pensieri, la soglia della santità di Dio. Abbiamo abbassato, no, la soglia della gravità del peccato. E questo pian piano ci porta a vivere una vita di compromessi e di doppiezze, al punto che non arriveremo nemmeno più a confessare il nostro peccato al Signore. Giacomo dice: ecco, non abbassate questa guardia, il vostro riso sia convertito in lutto, la vostra ilarità che vivete nel vostro quotidiano, ecco, sia convertito in tristezza, in mestizia. C'è qualcosa, una fedeltà divisa fra Dio e Mammone, qualcosa che offende e non onora Dio. C'è poco da essere gioiosi quando le nostre vite mostrano visibilmente questo atteggiamento: doppiezza, adulterio spirituale e altro. Dio dà maggiore grazia, appressatevi a Dio e nettate le vostre mani. Ed anche qui ricordiamo nell'Antico Testamento, nel libro di Esodo, il lavaggio delle mani, il lavaggio delle mani, no? Purificarsi lavando le proprie mani era un'attività che dovevano fare i sommi, i sacerdoti. È un rituale che ricadeva soprattutto sui sacerdoti prima di adempiere e eseguire qualsiasi funzione che il Signore aveva richiesto loro, per renderli in qualche modo atti idonei ad eseguire i loro compiti cerimoniali. Esodo 30:20. Ed era anche questo simbolo uno dei mezzi con i quali si insegnava al popolo la lezione della santità di Dio. Mosè ha dovuto imparare anche questo, quando era sul monte, quando ebbe una visione particolare, un albero che era acceso, fumava, e lui si avvicina incuriosito e il Signore gli dice: togliti i calzari dei piedi, perché il luogo che tu stai calpestando è un luogo santo. Non abbassiamo la soglia della santità di Dio, non abbassiamo, dice Giacomo, la soglia del peccato. Avvicinatevi a Dio, ma nettate le vostre mani. Nettate le vostre mani. Al tempo del Signore Gesù Cristo questa pratica era molto diffusa, non più ricadente solo sui sacerdoti, ma su tutti, no? Conosciamo anche l'accusa che gli scrivi e farisei muovevano al Signore per i discepoli che non si erano lavati le mani prima di prendere il pasto, di mangiare il grano e quant'altro. Figurativamente questo simbolo del nettarsi, del lavarsi, del purificarsi le mani vuole dire che abbiamo bisogno di confessare, no? Quella che è la propria miseria, la situazione che si sta vivendo, che non onora il Signore, confessare che in qualche modo si è stati contaminati
È possibile che un figlio di Dio può essere contaminato, può essere attaccato dalla corruzione? Giovanni dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, facciamo Dio bugiardo e la sua parola non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, Cristo, che è la propiziazione dei nostri peccati, ci purificherà. Nel corso del nostro cammino, dal momento in cui Dio ci ha chiamati a vivere alla sua presenza, a camminare alla sua presenza con integrità, ci sono momenti in cui, per scelte che facciamo o perché non ci siamo avvicinati al Signore, in cui il peccato è più visibile nella nostra vita e corriamo il rischio di essere di nuovo contaminati. È vero una cosa: che coloro che sono chiamati da Dio non sono più sotto il dominio del peccato. Il peccato non li domina più, dice Paolo, Romani 6. Ma anche è vero che coloro che sono chiamati da Dio, che non curano il rapporto con la parola, con la preghiera, con l'insegnamento, possono in qualche modo, man mano che si procede nel cammino, essere corrotti, contaminati. E Giacomo dice a dei credenti qui che c'è una situazione di contaminazione. Gente adultera, li definisce, amici del mondo, gente che spende nei propri piaceri. Eppure sono le stesse persone che al capitolo 1 Giacomo Dio e Dio li ha rigenerati secondo la sua volontà, mediante la parola della verità. L'influenza del mondo e del suo operare, cari fratelli, ha un grande effetto sulla nostra vita. L'influenza del mondo che agisce e si organizza senza Dio, lasciando da parte Dio, rende difficile levitare nella nostra vita forme di contaminazioni. Paolo, Romani 7, dice queste parole: il bene che io voglio non lo faccio, e il male che non voglio quello faccio. E quando parliamo di questa contaminazione, di questa corruzione, di questo modo di agire, no? Di questa lotta continua, questo favorisce la doppiezza d'animo. Dio e Mammona. A volte pensiamo, cari fratelli, a qualcosa, a qualche peccato, a qualche situazione, di qualcosa di molto grande, no? Mi piace pensare all'esempio degli scribi e dei farisei. Loro digiunavano, no? Nel tempio, il fariseo digiunava 2 volte alla settimana, pagava la decima su tutto quello che possedeva. E poi più volte il Signore dice: perché quel fariseo faceva così? Perché i farisei amavano fare lunghe orazioni nelle piazze? Perché amavano, ecco, farsi vedere quando mettevano la loro offerta nella cassetta dell'offerta? Nei Vangeli leggiamo: facevano tutto quello per essere visti da noi. E quando noi facciamo tutto quello che facciamo per essere visti, notati, per ricevere l'approvazione dei fratelli o altro, questa è una forma di corruzione e di contaminazione che inficia la fedeltà nei confronti di Dio, perché spendiamo per noi stessi, seguiamo il percorso della divisione fra Dio e Mammona.
siamo sul sentiero della doppiezza d'animo, come dice qui Giacomo. Ecco, viviamo un cammino di una fedeltà che fluttua, è fluttuante. Viviamo, ecco, le indecisioni nelle nostre intenzioni e siamo divisi nei nostri interessi. Inoltre, manchiamo di quella purezza che il Signore si aspetta ed esige dai suoi figli, dal suo popolo. Questa condizione è una delle condizioni più pericolose fra tutte. Per questo Giacomo insiste qui, invita alla riflessione, richiama questi fratelli, queste persone. Per porvi un rimedio. E qual è questo rimedio? Non c'è che un'unica strada, una ridedicazione di tutta la personalità al Signore Gesù Cristo. Una nuova sottomissione alla potenza purificatrice dello Spirito Santo. Quale fu la preghiera di Davide, Salmo 51? Oh Dio, crea in me un cuore puro, non doppio, non adultero, non infedele, non indeciso. Crea in me un cuore puro, fammi restare con te in comunione. Concedimi di avere uno spirito nuovo, ben pronto, ben saldo. La potenza purificatrice dello Spirito Santo. E più avanti Pietro dirà queste parole, no? Capitolo 1, verso 22. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per arrivare ad un amore fraterno, non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. Cioè, è successo qualcosa nella vostra vita, dice nei versi precedenti del capitolo 1, che siete stati riscattati non con oro e con argento, ma siete stati riscattati col prezioso sangue del Signore Gesù Cristo. E avendo le anime vostre purificate, ecco, vivete questo amore non finto così. Signore, vogliamo ritornare a ridedicare tutta la nostra vita, ripensare al nostro percorso e ridedicare tutta la nostra vita al Signore Gesù Cristo in una nuova sottomissione. Giovanni, 1 Giovanni 3:3, dove l'Apostolo invita a guardare l'opera straordinaria che Dio ha compiuto, a mostrare, ecco, l'identità nuova che abbiamo ricevuto in Cristo. E poi al verso 3 del capitolo cosa dice? Chi ha questa speranza si purifica come esso è puro. Vedete di quale amore ci è stato dato il Padre, dandoci l'essere chiamati figli di Dio, e tali siamo, e non è ancora reso manifesto quel che saremo. Chi ha questa speranza si purifica come egli è puro. Umiliatevi, dice Giacomo, il primo passo. Presso Dio vi è liberazione. Gesù dice, Matteo 11, prendete, venite a me voi tutti che siete stati travagliati, ed io vi darò il riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono umile e mansueto. Umiliatevi e Dio vi libererà, vi concederà la vittoria e il trionfo in Cristo. Appressatevi, perché presso Dio vi è accoglienza e purificazione e ripartenza per una fedeltà rinnovata. Signore, possa essere questa la mia e la nostra preghiera. Voglio vivere
una rinnovata fedeltà qui ed ora. Ripetiamo insieme, fratelli. Signore, vogliamo vivere una rinnovata fedeltà che onore il tuo nome, glorifica la tua persona. E ora la giro a mo' di domanda. Vuoi vivere una rinnovata fedeltà? O vuoi continuare sul cammino della doppiezza, dell'adulterio spirituale, dello spendere nei propri piaceri? Signore, vogliamo vivere una rinnovata fedeltà. Mi piacerebbe che ci alzassimo in piedi e cantassimo un inno, non ricordo il nome, il 114, che in qualche modo vuole essere una nostra preghiera rivolta al Signore. Dice questo canto: Cristo sposta le montagne, tumulti, guerre, contese, Cristo sposta le montagne. E poi dice questa strofa: prendimi, Signore, come sono, con tutti i miei timori, e riempimi di te. Amen. Questa mia vita che voglio dedicarti credendo fino alla fine. Thank you.